Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi. Oggi vi spiego come eliminare del tutto i file temporanei dal vostro PC. Allora, sono mesi che cercavo un'applicazione non a pagamento e quindi sono riuscito a trovarla e l'applicazione si chiama BleachBit. Semplice applicazione, pesa 10 MB, per installarla 20 MB, ok? Allora, come funziona? Ci cliccate sopra, tanto l'applicazione la troverete direttamente online oppure sotto al mio video, link in descrizione. E come funziona? Allora, questo è il pannello, ok? Questa è l'interfaccia. Allora, innanzitutto qua sotto c'è scritto, allora, scendiamo un po' più giù fino ad arrivare a sistema. Ok, sistema, file temporanei, ok? Allora, io qua avevo questo PC, avevo 13 GB disponibili su 222. Come potete vedere, adesso vi faccio vedere una cosa. Allora, file, eccolo qua. Allora, spazio su disco recuperato, 55,25 GB di roba e file eliminati 1522. Perché certe volte quando andiamo su sistema, per esempio, scriviamo spazio, impostazione di archiviazione e andiamo su file temporanei, per esempio ci sono 236 MB da cancellare. Io ci clicco sopra e li cancello, ok? Prima a me c'erano 60 GB di file temporanei, cliccavo sopra, mi faceva eliminare solo 10 MB, cioè non lo so che cazzata, vabbè. E quindi BleachBit ti aiuterà a rimuovere tutti i file temporanei dal vostro PC e recuperare molto spazio, ok? Ok, cliccate sopra, file temporanei, pulisci, elimina. Aspettiamo un po'. Ha fatto già una scansione di 51 MB. Deve eliminare 200 MB di file temporanei. Ok, spazio su disco recuperato 51 MB, file eliminati 177. Ok, quindi ragazzi, è un'applicazione semplice, non a pagamento. E ragazzi, io vi consiglio veramente di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina per non perdervi video come questi, tutorial sia tech che su Elden Ring, se giocate a Elden Ring. E quindi noi ragazzi, ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!